Siamo lieti di accogliervi nella nostra palestra dell'Istituto Pietro Giannone per l'evento Tradizione a Confronto, organizzato dalla professoressa Schiavone e dal professore Massimo Scarticchio, al fine di sensibilizzare noi ragazzi al rispetto del culto dei morti nel nostro corso, nei secoli e delle diverse culture. Ringrazio il dirigente, i docenti e Dulcius in fondo gli alunni. Buona visione e buon divertimento. Clap your hands. Il culto dei morti e questo passaggio, se vogliamo, che si celebra tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre, è una tradizione che, come dicevamo prima anche con il nostro esperto, che si perde nella notte dei tempi. Quindi è giusto ricordarlo, è giusto continuare questa tradizione, che è una tradizione nostra, che c'è e che per certi aspetti porta anche a quel rispetto verso i defunti, meglio ancora verso i nostri antenati, che è fondamentale, che noi dobbiamo avere sempre, perché dal rispetto si parte per poter costruire qualunque cosa nel futuro. E quindi ringrazio tutti per questa bellissima manifestazione e questa bellissima giornata. Grazie. Grazie. Gianluca ci illustrerà quello che è la tradizione ischitellana. Ok, prego Gianluca. Buongiorno a tutti. Allora, partiamo con la tradizione garganica. Nella tradizione garganica si pensa che nella notte fra l'1 e il 2 novembre le anime dei defunti ritornino in vita per andare a visitare i propri parenti. Nella tradizione ischitellana c'è un passaggio in più. Queste anime del purgatorio, provenienti dal cimitero, si fermano alla chiesa del purgatorio per celebrare la propria messa. Ovviamente dopo questa messa fatidica, ovviamente fatta di sole anime dei morti, i parenti tornano a casa. Appunto, i parenti in quell'occasione apparecchiano questa tavola imbandita per i propri defunti. Ovviamente i ragazzi invece nella tradizione non avevano la calza dei morti, almeno di Schitella, da altre parti sì, perché comunque Schitella era un paese molto povero, però andavano bussando casa per casa dicendo la fatidica parola all'anime di morte. La tradizione di Schitella gira in tutto intorno alla chiesa del purgatorio e ai riti religiosi che noi quest'anno riprenderemo l'1 e il 2 novembre. Tra questi riti il più interessante è l'esposizione del teschio in un piatto d'argento. In questo piatto d'argento venivano lanciate le monetine per liberare le anime dal purgatorio. Quindi noi l'1 e il 2 novembre riprenderemo questa tradizione con questo teschio vero. Fornitevi le monetine così le potete buttare nel piattino. Sul tavolo vediamo anche una lampada d'olio. Anticamente non c'erano le candele, bensì la lampada d'olio fatta proprio con olio d'oliva. Nelle case i parenti la esponevano davanti le foto dei propri defunti per illuminare appunto questo cammino che loro facevano dal cimitero alla casa. Invece nella chiesa del purgatorio c'era perennemente accesa una lampada d'olio per illuminare tutte le anime del purgatorio. E c'è una tradizione, una storia che ci vuoi raccontare? Allora, noi sappiamo tantissime storie realmente accadute intorno alla chiesa del purgatorio, ve ne racconto una. Siamo intorno agli anni 1960-1970, il parroco di allora era Don Angelo Masella, c'era una signora che per tre notti di fila ha sognato un'altra donna. Questa donna chiedeva a questa signora di essere liberata dal purgatorio e quindi diceva di far celebrare una messa. La terza notte consecutiva questa donna va dal parroco chiedendo di celebrare questa messa per liberare quest'anima. Il parroco in maniera dialettale le ha detto tutina capa fresh. Ovviamente però il parroco Don Angelo Masella celebrò questa messa. Questa donna nel sogno aveva detto un particolare, ha detto quando il parroco consacrerà l'ostia sull'altare succederà qualcosa, però voi non vi mettete paura. Il parroco celebrò la messa per liberare quest'anima dal purgatorio. Alla consacrazione dell'ostia una candela dell'altare maggiore si spezzò e cadde in piedi sull'altare. Quello era il segnale in cui l'anima era stata liberata dal purgatorio.
Bellissima storia. Gianluca, perché abbiamo castagne, carrube? Allora, dato che i ragazzi andavano casa per casa a chiedere l'anima dei morti, anticamente non c'erano caramelle, quindi ognuno dava quello che poteva, dalle fatidiche pettole che non mancano mai, schitella, dalle castagne alle carrube o qualsiasi voglia quello che avevano in casa. Perfetto. Qualche altro aneddoto di questa festa, di questo culto dei morti? Ce ne sono tantissimi, te ne potrei dire infinitamente, però noi vi aspettiamo l'1 e il 2 alla chiesa del Purgatorio. Ovviamente voi venite, dite l'anima del Purgatorio, se non lo dico non vi daremo nulla. Ok, facciamo una cosa, Gianluca.